Ciao a tutti poracci, come va? Immagino che molti di voi siano impazienti di provare Xenoblade Chronicles in arrivo a fine mese. Il problema è che dopo il titolo di Monolith Soft si apre un grosso punto interrogativo su quella che sarà la lineup di Switch per i mesi a seguire. Visto che non è il caso di farsi prendere dallo sconforto, ho deciso di fare una piccola lista di tutti i titoli annunciati in via ufficiale per la console ibrida, per cui vale la pena essere in trepidante attesa, anche se non sappiamo di preciso quando potremo giocarci. Mi raccomando ragazzi, vi aspetto nei commenti per sapere quali di questi titoloni aspettate con impazienza e se ce ne sono altri che magari non ho citato. Iniziamo! Togliamoci subito il sassolino dalla scarpa con Metroid Prime 4, uno dei ritorni più attesi in assoluto. Annunciato praticamente da sempre, il titolo si è mostrato soltanto attraverso un logo, per poi vedere ricominciare il suo sviluppo da zero. Al momento non sappiamo nulla del nuovo capitolo delle avventure di Samus Aran in tre dimensioni, se non che a occuparsi del progetto sono i veterani di Retro Studios, autori della trilogia originale nonché firma di qualità che fino ad ora non ha mai sbagliato un colpo. Impossibile dire anche solo quando potremo vedere un misero trailer in-game del gioco, non ci resta che aspettare e sperare che il titolo esca almeno in questa generazione di console. Andiamo avanti con qualcosa di più concreto, perché Doom Eternal non solo è stato annunciato per Switch, ma è già uscito sulle altre piattaforme lo scorso marzo. La data ufficiale non è ancora stata resa nota da Bethesda, ma do quasi per scontata un'uscita entro la fine del 2020. Doom Eternal è il secondo capitolo della saga post-reboot e proprio come il suo predecessore del 2016 prende lo shooting frenetico e devastante tipico della serie integrandolo all'interno di una struttura da platform. Ho adorato Doom sulla Switch e poter giocare a un FPS del genere in portatile senza eccessivi compromessi è un po' un sogno che diventa realtà e non vedo l'ora di provare con mano quest'ennesima conversione miracolosa ad opera di Panic Button. Visto che il primo Doom mi ha trasmesso delle fortissime vibrazioni da Metroidvania, non posso non inserire nella lista Silksong, il seguito di Hollow Knight. Ne ho parlato in tantissimi video, ma per me il capolavoro del Team Cherry è uno dei titoli più importanti del decennio e per svariati motivi. Senza dilungarmi eccessivamente, mi aspetto di trovare tutto quello che ha reso grande il primo Dark Souls dei Metroidvania e anche di più. Oltre alla mole di contenuto ragguardevole, mi auguro che il team di sviluppo continui con la politica virtuosa del supporto prolungato al gioco tramite corposi DLC gratuiti, una vera anomalia nel panorama videoludico moderno. Torniamo a parlare di giochi di cui non sappiamo nulla e che dovrebbero uscire nell'immediato futuro. Mi riferisco ovviamente a No More Heroes 3, l'ultima fatica di Grasshopper Studio, il team capitanato da quel pazzo furioso di Goichi Suda. Del gioco abbiamo visto pochi trailer in pieno stile Suda 51, con un Travis Touchdown in grande spolvero. Difficile dire qualcosa del gameplay, ma dovrebbe inserirsi in continuità con i due episodi precedenti della saga. Aspettiamoci quindi qualcosa di più tradizionale rispetto all'impostazione multiplayer di un Travis Strikes Again, che nonostante alcune idee interessanti risultava afflitto da troppo criticità per poter essere apprezzato al meglio. Discorso simile per Bayonetta 3, anche se qui le informazioni in nostro possesso sono ancora di meno. Se non altro, a differenza di Metroid Prime 4, sappiamo che il team che si occupa dello sviluppo, Platinum Games, è bello attivo e di certo non è stato con le mani in mano negli ultimi anni. I ragazzi sotto la supervisione di Hideki Kamiya sfornano titoloni su titoloni e dopo Astral Chain lo scorso anno e l'imminente pubblicazione della remastered di The Wonderful 101, direi che è proprio giunto il momento di dare nuovamente spazio alla strega di Umbra, nel mentre potete sempre ripassare le basi rigiocandovi le remastered dei primi due episodi su Switch. Se dopo Xenoblade Chronicles vi sentirete in astinenza da JRPG, niente paura, perché verrà in vostro soccorso Square Enix con Bravely Default 2. In questo caso avremo tra le mani un JRPG dal sapore molto più tradizionale, che presenta un combat system a turni. Stilisticamente è una via di mezzo tra i primi episodi approdati su 3DS e il più recente Octopath Traveler. Avendo provato solo quest'ultimo, sono molto curioso di immergermi in Bravely Default 2. E la demo sull'eShop non ha fatto altro che confermare le impressioni più che positive emerse durante l'ultimo mini direct a sorpresa di Nintendo.
E per finire, il titolo che non ha sicuramente bisogno di presentazioni, Breath of the Wild 2, il seguito del videogioco epocale che ha aperto la stagione di Nintendo Switch, è stato annunciato ormai parecchio tempo fa, con un trailer studiato ad arte per far morire di curiosità i fan di tutto il mondo. Cosa aspettarci da questo nuovo capitolo? Difficile a dirsi, ma non è un'idea così campata in aria pensare che potrebbe rivestire lo stesso ruolo occupato da Majora's Mask nei confronti di Ocarina of Time. Breath of the Wild 2, sfruttando motore e meccaniche del capitolo precedente, potrebbe essere un esperimento più raccolto e permeato da un'atmosfera cupa e dark. Come il passaggio del tempo diventava il perno tematico del titolo per Nintendo 64, così anche Breath of the Wild 2 potrebbe basare il cuore del suo gameplay su una meccanica estranea a quanto visto in precedenza. Non ci resta che aspettare e fantasticare. Per i più ottimisti, potremo giocarlo già a fine 2020. Secondo me, bisognerà aspettare qualcosina in più, il 2021, magari con un annuncio in pompa magna accompagnato dalla tanto rumoreggiata Switch Pro. E voi poracci, che titoli state aspettando? Siete fiduciosi nei confronti di Nintendo o credete che ormai la Switch abbia detto tutto quello che c'era da dire? Mi raccomando, vi aspetto nei commenti. Intanto lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Io sono il Poro Michele, pieno di speranze